Salve a tutti, sono un gamer e benvenuti alla parte finale del quarto episodio di Life is Strange 2. Allora, non ci resta che escogitare un piano per recuperare il nostro fratello, ma ovviamente lo sapete molto bene, questo è Life is Strange, per cui la situazione prenderà una piega inaspettata e molto probabilmente legneranno il povero Sean come non ci fosse un domani. E restate fino alla fine, mi raccomando, perché è un finale davvero col botto. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove avevamo interrotto lo scorso episodio. Karen e Sean avrebbero dovuto incontrare Jacob e capire se c'era effettivamente un modo per portare via dalla chiesa Daniel. Voglio dire, lo stanno letteralmente tenendo sotto controllo, soprattutto è guardato a vista da quel cavolo di tizio che ci ha minacciato lo scorso episodio, che è anche armato peraltro e ci ha effettivamente detto che ci ucciderà la prossima volta che ci vedrà arrivare. He better. He promised. Ma era una brava persona, quindi mi fido di Jacob. Se non ci troverà, lo troveremo. Non posso credere quanto crap you guys have been through. Makes me want to punch in the face each and every asshole that got in your way. Karen si ricorda di fare la madre una volta ogni 8 anni. Il grande brodino che rimarrà sempre nel nostro cuore. The sweet encounters. So tell me about Daniel. What's he like? Ah, è un bambino rompiballe, ma do insopportabile. Infatti potremmo dire che è un monello, ma voglio dire, è un ragazzino di quant'è, 8-10 anni, anche normale. Diciamo che effettivamente è un bambino speciale, non perché sia ritardato, Well, he's definitely special. Is that him? Yep. Wait here. Oh, ce l'ha fatta uscire dalla chiesa. Temevo non ce l'avrebbe fatta, visto che tengono tutti i membri di quella congregazione sotto controllo. Sembra quasi un carcere più che una chiesa. Oddio, come si è ridotto! Dov'è la sua barba? What happened? Jake, I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things. I took a blanket from your tent and we left together. I also kept the cash you made on the farm. It's ecco i miei $1,600 dove sono finiti. Quindi lui che effettivamente ha portato Daniel alla chiesa. Ma porco cane, era appena fuggito. Lui stesso ci aveva detto che era un posto praticamente infernale. Ok, cerchiamo di non arrabbiarci più del necessario. Diciamo che ha fatto bene, perché comunque quei soldi sarebbero spariti in qualche modo. You did right, Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape, with a gunshot wound. Daniel feels he's gotta redeem himself for what he did. I need to get to him, Jacob. He's not guilty of anything. I should have protected him better. I'm telling you to be careful with the Reverend Mother. She's waited her whole life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. She's good at this. Scusate un attimo, allora, lui la reverenda madre la conosceva molto bene, sapeva benissimo che era in attesa di una persona del genere e gliela servi su un piatto d'argento. Io capisco che c'era un proiettile sulla spalla, ma in qualche modo si sarebbe potuto combinare. He wants to stay with her. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I have an idea. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. One more thing. We have to get my sister, too. Sarah Lee. Really, Jacob? Come on, man. She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. L'ho notato, poverina. In everything Lisbeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. Lisbeth knows what's wrong with Sarah Lee. We need to find her medical record. I think it's in her home office. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? Quello è un bel problemone in effetti, È confuso in questo momento, ma forse se proviamo a ragionare con lui riusciremo a convincerlo, perché Daniel ci serve dalla nostra parte e ci servono assolutamente i suoi superpoteri. Voglio dire, c'è il tizio armato. Nessuno ha pensato al tizio armato. Porco cane, io avrei cercato come prima cosa di stendere il tizio. Non lo so, prenditi dello spray al peperoncino a un supermercato o qualcosa.
Cacchio, glielo tiri in faccia, voglio vedere a sparare con la pistola quando sei cieco praticamente. No vabbè, Sean così vestito e con la benda sull'occhio sembra praticamente uno dei cloni di Big Boss di Metal Gear. E stiamo anche per fare un'operazione di infiltrazione per recuperare un ostaggio. Come sono professionisti. We gotta be careful now. If anything happens, let me do the talking, okay? Yeah, of course. Let's get this over with. Sì, è la cosa migliore da fare visto che Jacob effettivamente conosce tutti. Right behind the church, so in and out. Il problema non è tanto Lisbeth, è quel tizio armato, porco cane. And you sure Lisbeth will have those files on your sister? Watch out, Sean. Ok, signore non mi noti, signore non mi noti, veloce, passate dritti, passate dritti. Oh no, eccolo lì. Una riga di ca... Buongiorno anche a lei. Yeah, I know, Derek. I was just showing him around. Oh, ok. Who's your friend? Quante domande fa lei, signore? Diciamo che ci siamo appena conosciuti. I'm new here, so... We just met. But I bet we will be friends. Praise the Lord. Praise the sun. Love seeing our little community grow up. How'd you find us? I found him. He got lost on a road nearby, so I gave him a hand. I see. You've always had a gift for helping lost boys, right? Anyway, Jacob, I'm not sure your parents would appreciate you hanging out like that. Maybe you should go home, okay? Okay. Chi è sto tizio che ci fa la paternale, santo cielo? Aspetta un attimo, ha parlato di ragazzi? Non è che Jacob è omosessuale? Ha fatto tipo uno strano riferimento e quel bigotto lì sicuramente non tollererà chi è omosessuale. Ma do, se è una di quelle comunità che fanno la conversione, ma do, mi salgono già i porchi, santo cielo. Of course. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. Okay. I hope they're not onto us. Where are the files? Right there, in her office. E la porta sarà chiusa. Of course it's locked. Ma porco cane. Her open door speech is just another lie. Beh, presumo che il resto dei fedeli viva in una stanza comune. Questa è la casa riservata di Lisbeth. Quindi mi sembra cosa buona e giusta dare un'occhiata in giro e vedere di scoprire quanti più segreti che la riguardino. Ok, apriamo tutti i cassetti senza un minimo di rispetto. Se ci trovano qua dentro, wow, è finita. They kicked her out of church. Caro reverendo Fisher, sono Michael Bloom. È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato e so che non è stato un momento proprio felice. Nonostante le nostre differenze, sapevamo tutti che la sua devozione non era da sottovalutare. Nessuno è sorpreso del fatto che le sue parole e i suoi gesti abbiano toccato così tante persone. Spero che ci creda quando diciamo che siamo tutti orgogliosi di lei. Detto questo, ci dispiace e ci vergogniamo profondamente di averle chiesto di lasciare la nostra chiesa senza prima aver compreso il potere della sua fede. Tuttavia, dobbiamo sempre ricordarci che gli errori sono delle lezioni di vita. Anche i diaconi più superbi devono sentirsi umiliati di fronte alla saggezza del Signore. Spero che riesca a trovare questa saggezza nel suo cuore e che possa perdonarci. Saremmo onorati di ospitarla ogni qualvolta che desidera. Ho la vaga impressione che l'avessero già mandata via da un'altra chiesa e ora che sta tirando un sacco di fedeli, ovviamente si lisciano il pelo a vicenda. Ok, proviamo a vedere qui. Ah, un paio di chiavi. Se siamo fortunati sono proprio quelle dell'ufficio. Ok, dai, è meglio non rischiare di essere scoperti. Vediamo di entrare il prima possibile in quel cavolo di ufficio. Dimmi che la chiave è giusta e la risposta è... Gira vuoto, ragazzi. Sì, si è aperta, perfetto. Ok, per un secondo mi ero spaventato. Avevo perso la fede e la speranza. Is this her personal archive or something? Yeah, she keeps track of everything in here. Ok. About my sister must be in this one. She has pneumonia. Polmonite, ma va portata urgentemente in ospedale quella povera ragazzina. Sta tossendo polmoni come se ci fosse un domani. Elizabeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Sì, ma cosa spera di fare col potere delle preghiere, look, scusate, She has a file on you too. You can take a peek and see how she really treats her flock. Conversion therapy? Today. Oh no, lo sentivo! Me lo sentivo! Wanted to cure you from being... Puoi dirlo, eh? I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak.
Ma porco cane, sto povero ragazzo, dai. Ma le terapie di conversione, ma cos'è, gli anni 50? Cioè, capisco, negli anni 50, che eravamo una banda di idioti, pensavamo di poter convertire il povero omosessuale e farlo diventare un normalissimo etero che la società potesse accettare. Ma al giorno d'oggi esiste veramente ancora gente che crede a ste cavolate? Ma lascia che sto povero ragazzo cresca come gli pare e piace. Che ti frega se ama gli uomini, le donne o vuole bombarsi un comodino? Se il comodino è maggiorenne, lascia che facciano quello che vogliono, santo cielo. Is that why you ran away? Yep. Took me 5 years to understand what was up. I was too scared. Confused. I really did believe I was a sinner. Ti fanno credere di essere sbagliato, di essere malato, e questa è la cosa paradossale. E anche schifosa, santo cielo. And how did that go? Not good. I just prayed all the time. Stopped hanging out with boys, girls, everybody. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all of this stuff, and I'll get my sister to a hospital, have her treated. I hope they'll help her. Cioè, io non so, ma la polmonite, voglio dire, è una malattia abbastanza grave che, non vorrei dire una stupidaggine, ma in casi estremi può portare alla morte, oltre al fatto che soffri tossendo in continuazione finché la malattia o non ti uccide e non penso che passi in maniera naturale. Lasciamogli i soldi, sai che ti dico? Lasciamogli i soldi in modo tale che possa magari scappare con sua sorella, trovare un ospedale che la curi e via dicendo. Keep our money. For your sister. She needs it. Oh, I can't do that, Sean. That's a lot of... We're okay. It will cover her medical bills. Wow. Thank you, Sean. Sean, are you there? Madre! Dica madre! What's up? You got company. Oh no! Oh no! Ok, ok, ok. Questo è un problemone. Trust me. Hey, I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Ok, voglio fidarmi di lei, al diavolo. Yeah. See what you can do. I will. Get ready. Sean, we gotta hide. Nell'armadio, nell'armadio, veloce, nasconditi qua dentro, vediamo se c'è spazio all'interno. No, decisamente non è la scelta giusta. Aspetta, dammi un secondo, altro armadio. Questo sicuramente ha abbastanza spazio. Olè, perfetto. Jacob, nasconditi sotto il letto. Io sono a posto, dove cavolo sei tu? Tizio, nasconditi sotto il letto da qualche parte. Jacob, quando vuoi nasconderti, santo cielo. Ok, si nasconde dietro la porta. Lo scopriranno tantissimo. Ok, ho sentito l'altra porta che si è aperta, il che vuol dire che il tizio sta arrivando. Ok, è entrato all'interno della stanza. Scusi signore, basta controllare nell'armadio dietro la porta eventuali letti o altro, Non è che deve essere un genio per trovare le persone. Oh, oh, no, non aprire l'armadio, non aprire l'armadio. What the fuck is going on? Oh cavolo, mi ha preso un colpo incredibile, ci avrebbe scoperto tantissimo. Chi è che urla fuori, peraltro? Mi sa che nostra madre deve aver fatto qualcosa per distrarre tutti. Ah, che colpo, ragazzi. Almeno sappiamo che il tizio si chiama Nicholas. Ok, no, fuori di qui. Non mi dire che è proprio qua fuori. No, ok, ce ne possiamo andare. Oh, ragazzuoli, abbiamo rischiato davvero tantissimo. Look at that. Your mom is hardcore, Sean. Ha dato fuoco a un intero edificio? I guess she is. Quella donna è una piromane, santo cielo. I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Then let's meet up at the car, okay? All right. You be careful, okay? You too, Sean. Good luck. Fidati, andrà assolutamente tutto bene. Ok, allora Daniel dovrebbe essere all'interno della chiesa con Lisbeth. Speriamo solo che non ci sia Nicholas e dovremmo essere a posto. Guarda che cavolo di incendio che ha causato quella donna. Ok, ci sa fare. See anything? No, you're all clear. Ok, ci ha raggiunto anche Karen. Devo dire che è stata davvero brava una volta tanto. Il suo diversivo ha funzionato anche troppo bene. Come potete vedere si sono tutti allontanati. Sono stati distratti dall'edificio in fiamme. Ok, vediamo di liberare il nostro fratello. Che cosa? Boh, si entra. No, but let's do it. Proviamo a convincerlo a parole. Voglio dire, una è la madre e l'altra è il fratello. Let your power speak through this young vessel.
I am your humble servant and will obey. What the hell your is this? Ah sì, a proposito, tuo figlio c'ha i superpoteri, mi ero dimenticato di avvisarti. Speak. I told you he's kind of special. Io l'avevo detto, e l'aggettivo l'ho usato correttamente. Hey, Sean, come with me, Daniel. We're leaving. I'm sorry, Sean. I can't. She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me, and you'll be family. Never. Signora, lei è fuori di testa completamente. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. It's time for you to leave our sanctuary right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. Ma dai, tu dovresti essere dalla mia parte. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean, who is she? Ah già, lui non l'ha mai vista, Karen, giusto? She came here. È madre. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Stia zitta, lei, per favore. I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. No, sta donna non la sopporto più. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. Neanche te, a quanto pare, mi sa, eh? To care about these two children. You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than me. È il miglior consiglio che gli potessi dare, Karen. She's responsible for what happened to your father. You don't know. Ma non è vero mai. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know it's not enough, but I hope we can talk about this. She's using you for her selfish desires. You can't tempt Daniel from this garden. Madonna, guardala come ha vinghiata lui. His true family. And we'll never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Non usare i poteri su di me, porco cane, lo sapevo. Ma sei fuori di testa, è tuo fratello. Oh oh, oh oh, candele vicino a oggetti infiammabili. Ed è arrivato Nicholas. Nicholas, they're heretics. Ma stia zitta. Ok, what now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee, she's very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do this that. This is pointless. Daniel knows who to trust. What do you think Dad would say if he saw us right now? He wanted us to stick together. Esatto. I don't know. I want you to stay, but I'm not ready, Sean. Ah, scusate, incendio, incendio, qualcuno chiami i pompieri. Avrete un estintore, porco cane? Hey, enano. Back off. Porco cane, te la pagherai tantissimo. Keep me away from you. I said stop. I came all this way for you, and nobody will stop me. I'll even cross hell or whatever if I need. Oh! Ma è un ragazzino, porco cane! Forse se vede come ci trattano, potrebbe cambiare idea. Vai, picchiatemi come ci fosse un domani. I did my best job to be a good brother. And I know I probably failed. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry.
Sure, don't listen to him. Scusate, incendio in corso. Just like that harlot did. Shut him up. He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Oh, e dai, e basta. Sta gente è completamente fuori di testa. Guarda il viso come gliel'ha ridotto. Tirati su di nuovo. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare, Sean. Siamo arrivati fin qui, non ci arrenderemo adesso. I would. We'd be in our living room in Seattle. That would get us pizza and snacks. Then pick the movie because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Anno. Non tirerà mica fuori la pistola, no. Ma sei... Please! Ma gli causi una commozione cerebrale! Down our church, but not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. Madre, mi stanno legnando di brutto, santo cielo. Io capisco tutto. Ma sto povero Cristo, è un miracolo che sia ancora vivo. Nothing. Nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. I know. Dad always said our blood link was the most important thing. You know. Aia! Ma dai! Ma dai! Mi sa che qua ci moriamo, ragazzi, Tirati di nuovo su, non mi arrendo, porco cane. È come su Metal Gear Solid quando ti torturano di premere ripetutamente il tasto. Won't stop, no matter what she does. I'll come right back, again and again. Oddio, poretto. I love you, Daniel. I do too. Shut him up now. Sparagli a sto punto, no? Don't move. Dicevo per dire. If you want to kill me, then do it. Daniel, sarebbe il momento giusto di intervenire. Do it. Shoot. Don't. Go ahead. What? Shoot me in the face. And live with it. No. Ok, ok. Mamma mia, forse ce la fa. Oh, finalmente. Oh, la pistola ce l'abbiamo noi adesso. Daniel. Alleluia, ragazzo mio, Hai fatto malmenare tuo fratello prima di rinsavire. Guarda come è ridotto quel povero Cristo. Sorry. I was so confused. Thought she was someone else. Prendete la pistola e andatevene. Voglio dire, se li minacciamo, forse non ci verranno a rompere le scatole. C'è un crisbio di incendio. Oh mio Dio, guarda la chiesa come è ridotta. Di sicuro le abbiamo rovinato il culto una volta per tutte. No. Ma sei scema? You started this fire. You will all burn in this hell. Serve un'altra prova che sta donna è completamente fuori di testa. Move it. You won't leave this place. Not with me alive. Ok, allora abbiamo due possibilità. O minacciamo noi Lisbeth con la pistola, ma sembra effettivamente molto convinta a non farti uscire. Quella donna è fuori di testa. Non so se avessimo bisogno di altre conferme. O chiediamo a Daniel di darle una leggera botta, non fraintendiamo, e magari usare il suo corpo per aprire forzatamente la porta. E in tutta onestà, penso che Sean abbia fatto abbastanza per questa volta. Quindi è anche giusto che Daniel si prenda le proprie responsabilità e alzi il culo per risolvere la situazione. Open the door, Nan. Daniel, after all I did for you, you can still repent. Ah, signora, un po' tardi, Olè, a posto, tutto è bene quel che finisce bene. Karen si è dimostrata una persona migliore di quello che mi sarei immaginato. Dai, diamole effettivamente un po' di speranza e anche una seconda possibilità di fare la cosa giusta per i suoi figli. Ha fatto una cavolata andandosene 8 anni fa, lo sa benissimo anche lei. Ma forse ora che Esteban è morto e che lei effettivamente è l'unico genitore che può prendersi cura dei figli, farà la cosa giusta e deciderà di essere una madre come si deve. A questo punto non ci resta che raggiungere il Messico. Il piano rimane invariato, tanto nostra madre praticamente non ha quasi una dimora fissa. Daniel adesso dovrà convivere con tutto quello che ha fatto. Ok, siamo di nuovo in strada. La polizia probabilmente ci starà ancora cercando. Non sappiamo dove sia finita l'agente Flores. Il povero Sean è ferito profondamente. Daniel, la prossima volta, ragazzo mio, cerca di rinsavire più in fretta. L'hanno ridotto malissimo, ha perso un occhio, smazzuccato tantissimo di botte. E siamo a bordo dello scassone di Karen, che vuol dire che probabilmente moriremo tutti di tetano prima di arrivare in Messico. Ma è stato bello finché è durato.
E ora ci aspetta il trailer dell'episodio 5 che uscirà probabilmente verso Natale. We made it, Daniel. What do we do now? Make our way across. Sì, dobbiamo ancora superare il muro di confine fra gli Stati Uniti e il Messico. You ready? Yeah. I think. Lo possiamo buttare giù con i poteri di Daniel? Donald Trump non approva, ma vabbè, dettagli. Buono dai, anche questo episodio è finito. Ammetto, è stato un episodio un po' moscio in effetti. Mi aspettavo un po' più di azione. Mi ero divertito molto di più con i ragazzi della piantagione di marijuana che abbiamo incontrato nelle scorse puntate. Ma almeno abbiamo chiarito un attimino la situazione con nostra madre Karen e siamo riusciti a recuperare Daniel. Mi ha fatto anche strano perché per la maggior parte dell'episodio Sean è stato praticamente da solo. Io direi che questo episodio è tutto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel video della serie Canile Crescere Eroi. Ci vedremo nel prossimo episodio. Non chiedetemelo nei commenti. Quando esce, lo portiamo, ok? Ciao ciao!